Capitolo primo. In questo breve corso parleremo essenzialmente della verità. Parleremo della verità e del suo rapporto dialettico con la realtà, intendendo per realtà tutto ciò che ci circonda e che attraverso i nostri sensi diventa nostra conoscenza e nostra coscienza. Insomma, viene introdotto nella nostra mente, il nostro centro operativo, l'elaboratore per così dire, e da queste notizie, sensazioni, informazioni, la nostra mente elabora la nostra personale visione della realtà. Più le informazioni, le pulsioni e le emozioni trasportate dai nostri sensi sono precise, dettagliate ed inalterate, più la nostra realtà privata rispecchierà il mondo materiale esterno, per quello che veramente siamo d'accordo che sia. Quindi, insieme e semplicemente, possiamo dedurre che la realtà totale da noi percepibile e condivisibile è uguale alla verità. Più la nostra immagine mentale, la nostra fotografia personale del mondo che ci circonda è affine all'originale, più si restringe il margine di errore tra verità e realtà. Bene. Ogni alterazione, confusione, illusione ottica o auditiva o deformazione nella visione della realtà e quindi della verità rappresenta uno strato, un filtro oscurante che altera e diminuisce la nostra percezione della realtà. Di conseguenza, possiamo dire che verità e menzogna non sono due concetti fisici, pratici, opposti, semplicemente identificabili come ad esempio il bianco e il nero tra i colori. La verità può essere alterata, diminuendo la sua capacità di rispecchiare la realtà, opacizzando, oscurando la nostra visuale, fino a diventare sempre più oscura e confusa. In certi casi la realtà non solo è alterata nella nostra visione parziale della verità, ma può essere manipolata apposta per fornirci un'altra verità e di conseguenza un'immagine della realtà che non è veritiera, anzi è alterata e più o meno irreale. Per concludere, quindi, la verità è l'immagine mentale che maggiormente rispecchia il mondo che ci circonda e che condividiamo. E che la menzogna o la bugia rappresenta una realtà distorta, o meglio più o meno distorta e alterata. Facciamo un esempio. Una mamma non può portare il suo bambino alle giostre. La mamma sa che il bambino è talmente piccino da non poter raggiungere da solo la finestra, quindi non può avere un controllo diretto sull'esterno e di conseguenza controllare se le giostrine sono sempre al loro posto. Nonostante sia una bella giornata, ecco che lei, approfittando della sua posizione di maggior potere, è più alta, pertanto può vedere perfettamente cosa c'è fuori. E la mamma, pertanto, è per il suo piccino una fonte autorevole di notizie. Decide di raccontare una piccola bugia al suo bambino. Oh, mi spiace, figliolo, ma oggi piove e non si può andare al parco dei giochi. La donna ha esercitato il suo potere di manipolare la realtà. Per farlo ha agito sulla verità raccontando una menzogna. Anche se a fin di bene, anche se motivata dalle migliori intenzioni, comunque ha alterato la sua comunicazione con una sua proposta di visione della realtà per adattarla alle esigenze di quella situazione. Bene. Questo è un esempio di come si può alterare l'immagine mentale di un'altra persona, in questo caso il bambino. La mamma è intervenuta sulla comunicazione di una realtà che è stata cambiata arbitrariamente per uno scopo preciso. Per concludere, quindi, possiamo dire che la menzogna, la bugia, è una forma di realtà più bassa, inferiore, incompleta. La menzogna è la forma più bassa di realtà, quella
quella che la può rendere evanescente, fino addirittura a farla sparire. Capitolo secondo. Nel punto precedente abbiamo osservato un semplice esempio di come un soggetto, diciamo A, può servirsi della comunicazione per trasmettere una realtà, una situazione che si presenta nel mondo esterno. Abbiamo potuto anche osservare che se il soggetto A sa usare il suo potere di persuasione o la sua situazione sociale, come la mamma che viene creduta dal figlio o come un leader che viene creduto dai membri della sua squadra, può fornire al soggetto B una visione alterata della realtà che sia consona a esigenze o convenienze di parte, più che alla realtà oggettiva. Molto spesso abbiamo sentito dire o detto la frase: è vero, ho mentito, ma l'ho fatto a fin di bene. Eppure, questa innocente dichiarazione apre una nuova abissale problematica. Potrei pensare che il mio amico Tom possiede una macchina troppo grande per le sue capacità di guidatore. Allora, cosa faccio? Me la prendo io? Lo faccio a fin di bene. Ma non credo che Tom la penserebbe allo stesso modo, no? Bene, scherzi a parte, anche se stiamo banalizzando queste interazioni, se ci pensate bene, se ci riflettete, l'alterazione della realtà è adoperata dalle persone ogni giorno, tante volte, a cominciare dalle piccole cose a finire ai telegiornali, che per abitudine, per forza maggiore, per politica e soprattutto per interesse, alterano la visione della realtà, facendoci pensare e anche reagire in un determinato modo a queste notizie. Ma non bisogna sottovalutarne le capacità. L'uomo non è stupido. Inoltre, l'uomo non valuta solo attraverso i sensi, non misura solo con il centimetro, non crede ciecamente a qualsiasi cosa gli viene propinata e spacciata come realtà. Se il nostro antagonista si è fatto furbo per alterare la realtà a suo vantaggio, anche noi possiamo e sappiamo adoperare la nostra intelligenza per sventare il tentativo di imbrogliarci, poco o tanto, secondo i casi. Così il piccino di prima, nonostante l'amore incondizionato per la mamma, probabilmente spinto dal desiderio di giocare, salirà su una sedia per controllare di persona cosa cavolo succede dietro quella finestra. E se il governo usa il telegiornale per propinarci la notizia che siamo in crisi e che solo un certo signor Monti può salvarci, molti di noi non la bevono così facilmente. Vanno a controllare altre fonti e cercano di difendersi da quell'attacco di parte nei confronti della realtà oggettiva. Ecco, cosa abbiamo osservato insieme? Abbiamo visto che l'uomo può tentare di alterare la realtà, intervenendo sulla comunicazione. Abbiamo anche considerato che sempre l'uomo può decidere, accettare integralmente una realtà che gli viene proposta come tale, oppure provare a documentarsi, a conoscere meglio la situazione, indagare se la fonte della comunicazione è attendibile, oppure è parziale. Bene. Questo lungo preambolo ci servirà per arrivare alla fase che più ci interessa, come scoprire se chi abbiamo vicino è propenso a mentirci e soprattutto in che percentuale è propenso a mentire.